buongiorno a tutti, io sono Marco Macceri, sono il coordinatore del corso recitazione AFAM della Scuola Paolo Grassi. Dico recitazione AFAM perché il nostro corso rilascia un diploma accademico di primo livello che è parificato con una laurea triennale. È il più antico della nostra scuola perché ha più di 70 anni ed è nostro compito, generazione in generazione, di mantenerlo al passo coi tempi, per cui ha una grande tradizione ma anche un grande pensiero sperimentale nel ricercare cos'è il teatro ancora nel 2021. E questo lo facciamo in tanti modi differenti, pensando che l'attore che si forma presso la Paolo Grassi non è un semplice esecutore, diciamo, ma è un artista a tutto tondo che è autore di se stesso, ha consapevolezza delle sue capacità, di chi è e ha consapevolezza di che cos'è il teatro per lui. In questi ultimi tempi, così anche critici, è molto importante per un artista sapere come si posiziona all'interno non solo di un sistema, che è il sistema teatrale o cinematografico o televisivo, ma anche di fronte a una società. Ecco, cerchiamo di fare in modo che il pensiero critico sull'arte e su chi siamo noi nel rapporto al nostro pubblico continui a essere una domanda aperta e di continua ricerca nella nostra scuola. Questo è particolarmente possibile perché i nostri attori non sono lasciati soli, cioè la nostra è una scuola molto complessa, è una scuola che prevede un corso appunto di recitazione, ma ha altri quattro corsi al suo fianco, che sono quelli di regia, di autore teatrale, di organizzazione, di teatro danza, il corso danzatore, che costruiscono una vera comunità artistica. Ci sono diversi momenti in cui i nostri attori incontrano gli altri corsi, basti dire che in questo momento il progetto finale dei tre anni di scuola è uno spettacolo che è scritto dagli autori della nostra scuola, messo in scena dai registi e recitato dai nostri attori. Per cui è davvero un lavoro autentico e di grande creatività. Cioè, nella nostra scuola ci sono molti studenti che si interrogano sulle questioni dell'arte, che costruiscono compagnie, che costruiscono progetti, che una volta usciti dalla scuola propongono al sistema teatrale progetti, spettacoli e anche compagnie strutturate che possono avere nel tempo una propria carriera, una propria fortuna. Il corso recitazione è articolato con tre annualità. Nel primo anno, per esempio, un attore, gli studenti che entrano nella nostra scuola affrontano il lavoro su se stessi, cioè devono prendere consapevolezza di chi sono, di quali abitudini li hanno formati nei loro primi 20 anni di vita e quindi lavorare anche a ricostruire queste loro abilità. Stiamo parlando di lezioni di dizione, di fonetica, lezioni che hanno a che fare con il training fisico, con il canto, con l'educazione della voce, un'educazione al trucco, al costume. C'è una parte anche culturale che è legata alla storia dello spettacolo, alla storia del teatro, delle drammaturgie che viene affrontata durante il primo anno. Quindi diciamo che l'obiettivo del nostro primo anno è che l'attore prenda consapevolezza delle sue possibilità espressive. Nel primo anno si incontrano per la prima volta le drammaturgie e così comincia il grande viaggio dentro la drammaturgia teatrale, quindi tutto il secondo anno è legato ai metodi di recitazione, è legato all'analisi del testo, alla differenza anche con la recitazione cinematografica, si affronta anche il cinema, la recitazione con la macchina da presa, tecniche di danza contemporanea, per arrivare al terzo anno che è un anno in cui l'attore comincia ad avere una formazione proprio anche più poetica. Si chiude il lavoro triennale di lavoro sulle maschere che è cominciato al primo anno con la maschera neutra e proseguito nel secondo anno con la commedia dell'arte e al terzo anno finisce con la creazione di una propria maschera espressiva e con l'animazione di questa maschera. Il terzo anno è un momento importante perché appunto si incontrano anche diverse poetiche di regia. Adesso con la nuova direzione di Tatiana Oler c'è la possibilità di incontrare anche registi internazionali che vengono dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, insomma anche da tutta Europa. Quindi è un incontro tra l'attore che è in via di formazione, che ha preso consapevolezza di tutti i suoi strumenti attorali e le richieste di messa in scena, di ricerca teatrale, anche di un possibile regista che è poi il lavoro che incontreranno dopo il loro diploma. Quindi diciamo che i tre anni della Paolo Grassi servono a questo, a scolpire nella consapevolezza e anche nel corpo e nello spirito che cos'è l'arte teatrale per ogni singolo attore, perché anche questa è una
caratteristica particolare della nostra scuola, che crediamo che un attore sia una persona prima di tutto e quindi con una propria autenticità. Quindi si va a ricercare quali sono le particolari caratteristiche teatrali di ognuno dei nostri studenti e si cerca di farli crescere, di farli fiorire, innaffiandoli come un bonsai, cercando di, insomma, dare una forma, ma che non è una forma, la forma della scuola, ma è la forma che l'artista che vive dentro il nostro studente prenderà. Come si accede alla nostra scuola? C'è una selezione che viene fatta a settembre, ogni anno vengono scelti più o meno tra i 14 e i 16 attori per il nostro corso. E ci sono centinaia e centinaia di persone che vengono e scoprono anche fisicamente come è fatta la nostra scuola e molte volte scoprono anche dell'esistenza degli altri corsi. Ci sono tanti studenti che scoprono proprio nel momento in cui vengono a fare la selezione a settembre che ci sono così tante possibilità e che uno spettacolo di teatro ha bisogno di così tante maestranze. Quindi molti poi si scoprono essere drammaturghi o organizzatori o danzatori e questa cosa è molto bella. Credo che questi open day che stiamo facendo siano molto importanti per far arrivare il pensiero di questa complessità, cioè che senza la professionalità di tantissime altre maestranze non ci sarebbe quell'atto scenico in cui il pubblico può incontrare l'attore. Oltre al corso curricolare ci sono anche tanti progetti che la nostra scuola propone agli allievi perché è necessario che abbiano molte possibilità di sbagliare, come diciamo qui da noi. La nostra pedagogia è costruita sull'errore, cioè dare tante possibilità ai nostri allievi di sbagliare li mette di fronte a loro stessi, ai loro limiti. Ed è un gesto molto coraggioso oggi ed è un gesto che l'attore deve sapere fare, cioè poter vedere i propri limiti davanti a sé e affrontarli e superarli. Una volta che un attore ha imparato il distacco dalla frustrazione, la passione per la ricerca, in effetti si chiamano prove, non si chiamano riesco, no? I tentativi. Beh, una volta che un attore ha imparato tutto questo, ecco, è pronto per andare nel mondo del lavoro e ricercare anche fuori di sé. Tanti sono gli insegnanti che incontreranno i nostri allievi, di grande professionalità, sono tutti professionisti che lavorano concretamente nel sistema teatrale e questo fornisce ai nostri allievi la possibilità di apprendere non solo da chi sa, ma anche da chi fa. Grazie e vi invito a fruire anche degli Open Day, degli altri corsi, perché vi aiuteranno a comprendere quanto sia complesso il lavoro dentro uno spettacolo teatrale o in generale nel mondo dello spettacolo. E quindi anche se siete curiosi semplicemente della recitazione, il mio consiglio è di vedere anche gli altri punti di vista. Ciao, sono Alberto Malanchino e mi sono diplomato in Paolo Grassi nel 2016. Io penso che fare una scuola come la Paolo Grassi sia fondamentale per due motivi. Il primo è di carattere intanto tecnico, indubbiamente, perché questa è una scuola che ti forma molto bene da un punto di vista tecnico. Qui hai la possibilità di imparare a riutilizzare il tuo corpo, la tua voce, ti vengono consegnate delle armi per poter interpretare un testo, un personaggio, fare analisi, ma soprattutto in questo luogo hai la possibilità di incontrare insegnanti, colleghi, persone che continuano tutti i giorni costantemente a farti crescere, non solamente da un punto di vista tecnico, attoriale, ma soprattutto da un punto di vista umano, perché le cose poi di fatto vanno sempre a braccetto. Quando mi sono iscritto, pensavo che sarei entrato in un posto che mi avrebbe dato tantissime risposte a delle domande che mi facevo da tempo. Sono uscito con molte più domande e poche risposte, però questa è stata una cosa molto bella, perché la scuola non deve essere vista come ovviamente un punto di arrivo, ma un punto di partenza. E se il punto di partenza è costruito bene, le domande saranno tantissime perché ci accompagneranno per tutto il nostro percorso. Quindi quello che vi posso dire è iscrivetevi, informatevi e studiate. Lo studio è una tappa necessaria per il nostro lavoro, se vogliamo farlo costantemente per tanto tempo. Grazie. Ciao, sono Eleonora Brioschi e sono un'allieva terzo anno corso recitazione in Paolo Grassi. Spiegare brevemente quella che è l'occasione che mi è stata data di frequentare la scuola credo che sia piuttosto complesso, e questo perché
È un percorso talmente tanto denso che ho quasi paura di non saperlo descrivere come meriterebbe. Ma quello che so è che la scuola è stata fin dall'inizio e continua tutt'oggi ad essere un po' il mio porto sicuro d'espressione. E questo perché credo che sia il luogo per eccellenza dove potersi sentire liberi di sperimentare, di pensare, di giocare e quindi liberi di esprimersi. Durante il triennio ho avuto e ho modo di toccare con mano tutte quelle materie che stanno alla base del mestiere dell'attore e questo grazie agli insegnamenti e al supporto di tanti docenti, tutti diversi l'uno dall'altro, ma che personalmente percepisco avere un filo rosso comune che sta dietro sia alla nostra formazione sia al messaggio che credo che la nostra scuola ci tenga a tramandarci, che è un po' il non tradirsi mai come artista. E questo lo dico perché i nostri docenti cercano sempre di infonderci nozioni importanti, ma rimanendo sempre aperti alle possibilità e al contributo artistico che ognuno di noi allievi, ognuno a suo modo, può dare al proprio percorso e al percorso della classe. Le cose che si imparano sono talmente tante e disparate che spesso credi di non starci dietro, ma in realtà con il giusto impegno e andando avanti col percorso ti accorgi che in realtà tutto sta andando come dovrebbe andare. Anche se nel giro di soli 2 mesi hai sperimentato sia cosa vuol dire analizzare un testo drammaturgico americano del Novecento e allo stesso tempo anche cosa significhi montare uno spettacolo partendo da un canovaccio tradizionale di commedia dell'arte. Un'altra cosa che credo meriti di essere detta è la possibilità che la nostra scuola ci dà di confrontarci e vivere interamente moduli con allievi di altri corsi, in questo caso specifico con allievi del corso di regia e del corso di drammaturgia, perché credo che questa multidisciplinarietà sia un valore da non sottovalutare. Perché creare un gruppo così grande di persone che hanno la stessa passione, che hanno voglia di lavorare e ognuno con le proprie specificità, in questo caso chi attore, chi regista e chi drammaturgo, sia un'occasione per comunicare in maniera diretta e in un luogo estremamente protetto con tutti o quasi i ruoli che stanno dietro all'arte del teatro.